Juventus. Nel Milan, confermata la presenza di Boateng, ha avuto un piccolo risentimento al costato nei minuti che hanno preceduto la gara, ma poi tutto a posto, si era riscaldato per certezza, per sicurezza, per farvi entrare ancora di più in questo meraviglioso stadio. Cominciamo dal Milan, Marco Nosotti che ci racconta gli ultimi minuti di Boateng prima dell'inizio. Marco. Sì, Boateng ha avuto un risentimento alla schiena, si è bloccato durante il riscaldamento, ma è tutto superato, ce l'ha fatta, non è legato al problema che aveva. Affronta il Milan, campione d'Italia, un avversario difficilissimo e qui bisogna capire, insomma, per parlare di fuga, di quelle che stanno davanti, però Milan come la stessa Juventus c'ha ancora tanto tempo, ma questa è già una... Palla all'indietro per Zambrotta, cerca la profondità per Ibra, gli viene incontro Barzagli che lo anticipa, Vidal per Krasic. Palla in ritardo, c'è fallo intanto su Vidal di Ibrahimovic, calcio di punizione. L'arbitro Rizzoli si vuole parlare con Ibra, È stato anticipato da Barzagli su una verticalizzazione, ha cercato di recuperare subito palla Ibra andando in difesa e nel rientrare ha commesso Stenghi, viene a giocare per il Milan da questa parte. Il traversone per Ibra, tocca di testa Ibra cercando Cassano, prova a crossare subito Cassano, c'è deviazione, calcio d'angolo per il Milan. Con Thiago Silva. Rimessa laterale per Cassano, Boateng, Ibra, Seedorf, Thiago Silva, cerca l'apertura per Ibra, viene incontro alto Barzagli a dargli fastidio, buona la girata per Seedorf, allargo dove c'è Bonera, da quella parte è salito Cassano che è sulla sua verticale, taglia anche Boateng, taglia Nocerino, Cassano cerca una palla per Ibra che riesce ad agganciarla, arriva Boateng, sempre Ibra, dentro è andato Seedorf, il pallone verso Seedorf, il taglio di Nocerino. C'era fuori gioco di Cassano dalla parte opposta, infatti Cassano cerca di far segno a Ibra per dirgli guardami. Infatti non l'ha visto Ibra. Eccolo. Perché il passaggio non era per lui, era sicuramente per Nocerino che è partito profondo, posizione era regolare. Sale Zambrotta, Van Bommel, Ibra, Cassano e Boateng in area di rigore, sempre dietro due centrali. In genere Thiago Silva sale in queste occasioni ma stavolta lo tiene dietro invece Allegri. Secondo me hanno studiato qualcosa di diverso. I primi due calci d'angolo li hanno giocati palla a terra. Seedorf per Boateng che non si inserisce. Ibra trattiene, calcio di punizione per la Juve. Bello duello con Chiellona che ha permesso al Milan di pareggiare quella partita. Qui il duello tutto fisico tra Ibra e Chiellona. Spazio Lichtsteiner, cerca attraversone, basso, messo fuori da Zambrotta. Van Bommel attaccato da Marchisio, il pallone per Ibra, occhio a Boateng che si libera a destra, lo vedete viaggiare in alto sul teleschermo. Cassano, Boateng è libero dalla parte opposta, va da Ibra Cassano, grande chiusura in copertura di Chiellini. Zambrotta prova ad andare Cassano, movimento a tagliare di Nocerino che libera Ibrahimovic in area di rigore, la mette giù Ibra. C'è il recupero su di lui di Pepe che è andato a chiudere. Da fastidio il movimento in orizzontale di Nocerino che porta via Chiellini perché vede l'inserimento e lascia l'uomo largo. Pepe deve stato molto bravo a scalare. Guardare i suoi compagni a urlare, occhio, occhio. Calcio d'angolo per sé. Da Zambrotta il pallone a Thiago Silva. Seedorf. Apre il piattone per Ibra che è venuto a giocare un pallone dentro ancora per Seedorf in area di rigore, Seedorf la fa passare ma non c'è nessuno in mezzo di prima, Seedorf, Zambrotta, bel palleggio del Milan, Ibrahimovic in mezzo a due, Ibra gliela porta via Vidal, poi Krasic si va a intestardire, ancora Krasic, lo aspetta Zambrotta, all'indietro per Thiago Silva. Zambrotta, Ibra, anche lui naturalmente un grande ex Zambrotta, l'arbitro dice che può bastare, manda tutti a bere qualcosa. 0-0 alla fine del primo tempo, Super Sport. Con la linea difensiva recuperando spesso i palloni, rilanciando subito l'azione e sulle ripartenze, come spiegava prima bene Gianluca Viali, ha creato i maggiori problemi alla difesa del Milan, subito preso da Chiellini, pronto a battere il calcio d'angolo Pirlo. Cerca l'interno, Ibrahimovic ha salvato. Pirlo cerca il primo palo, ancora Ibra. Dalla parte opposta c'è Cassano, prova a metterla giù per ripartire, riesce a proteggerla, all'indietro per Seedorf, vuole ragionare adesso il Milan. Attacca però Vidal,
va ad attaccare anche Zambrotta, se la cavano bene Zambrotta e Seedorf, centrale per Cassano, colpo di testa di Marchisio, poi Kras, metterla giù, Nocerino all'indietro, Bonera cerca la profondità per Ibra, colpo di testa di Bonucci e trova all'indietro Gigi Buffon. Solo palle sporche per gli attaccanti del Milan che sono sempre... Ha recuperato palla il Milan che sembra più aggressivo adesso, Ibrahimovic, fa movimento Cassano, Ibra seguito da Pirlo, stop a rientrare di Ibrahimovic che poi allarga, un po' in controtempo Boateng riesce a tenere con uno sforzo il pallone in campo, ma la palla facciano salire la squadra e siano un po' più mobili. Cassano si libera dalla marcatura, 1-2 con Ibra, ancora Cassano, va giù, riesce ad allargare, lo stesso per Seedorf, si butta dentro Zambrotta, Seedorf sfrutta il movimento per il traversone, non c'è però la palla per Boateng che si arrabbia, la voleva diversa. C'è sempre lo spazio sul secondo palo alle spalle di Chiellini per essere sfruttato ed è sempre Boateng che in questo secondo tempo parte da destra. Ecco Seedorf che la mette profonda, troppo, si arrabbia anche Ibra. Bonera, Van Bommel, colpo di testa di Ibra, Boateng pensa al tiro, poi c'è fallo su di lui, Seedorf ha lasciato giocare per Bonera, colpo di testa per Chiellini, poi arriva Van Bommel, Cassano prima di Bonucci, Ibrahimovic allarga il gioco per Zambrotta che si fa vedere a sinistra, a campo Zambrotta di fronte a sé, viene incontro Cassano, palla di ritorno a Zambrotta, è arrivata la copertura. Il medico che è andato sul campo con Allegri porterà frutti diversi in questo momento, però Nesta non vuole uscire, ha preso una botta, ha male al ginocchio ma vuole andare avanti. Ibra ha spinto, calcio di punizione per la Juve, lo marcano sempre d'anticipo su questi rinvii lunghi, allarga il gioco di traversone, mette fuori Thiago Silva, poi il pallone arriva a Bonucci che lo gira con Ibra che è in agguato, Lichtsteiner con Ibra che lo segue, Lichtsteiner e Ibrahimovic che prova a prendere il pallone, si continua a giocare tutto regolare, Abbiati, Ibrahimovic, Emanuelson tiene il pallone in campo con un colpo di tacco, Emanuelson per Ibrahimovic, duello tutto fisico, si alza Ibra, grande giocata di Ibrahimovic che tiene il pallone, Emanuelson gli va dentro, Ibra contro quattro giocatori deve pensare, va allora da Seedorf, quasi zona tiro per Seedorf, poi cerca ancora Ibrahimovic in area di rigore, la mette giù Ibra, cerca il traversone e poi chiede a Emanuelson di andare ad attaccare il primo palo e si arrabbia, fischi di paura da parte, è vero, qui ha cercato di girarsi, intanto vediamo la giocata in precedenza di Ibra che ha voluto affrettare il tipo di assist verso il centro, ha tanto campo Lichtsteiner, va in copertura Seedorf che gli riesce a deviare il pallone, sempre Lichtsteiner sull'attacco di Ibrahimovic che lo sposta irregolarmente, calcio di punizione, Marco Musotti, Marco, tanto ti dico che in questo momento è arrabbiatissimo Allegri perché non rientrano in tempi suoi, rimangono 4 oltre la linea del pallone quando riparte la Juve e poi uscendo Nesta ha detto al mister, linea messo in fallo laterale solo con le mani, il Milan non è punizione, Ibra per Boateng fermato da Chiellini, non c'è fallo secondo l'arbitro, allora il Milan, arriva Ibrahimovic a metterla giù di petto, poi la gira per Clarence Seedorf, attaccato da Vidal, fa salire la squadra, sono sempre in anticipo, Bonucci rischia su questo pallone in orizzontale sul quale arriva Lichtsteiner, non molla Ibra che ha sempre dato una mano dietro, regolare il suo intervento, Pepe 20 metri di scatto all'indietro per andarsi, centrale per Vucinic, vuole l'1-2, palla di ritorno, ha capito tutto Antonini, sul rinvio si precipita Ibra, spinte con Barzagli, il fallo di Ibra, calcio di punizione per la Juve, accelera ancora Lichtsteiner, ha già battuto il calcio di punizione, preso Antonini, passa verso il centro, la dà ancora a Pirlo che la allunga troppo, Emanuelson, possibilità di contropiede per il Milan, 4 contro 3, l'apertura è per Ibrahimovic, troppo lunga, rimessa laterale per la Juve, una buona cosa, prende palla all'inizio del campionato, se questo stadio potesse influire sulla prestazione della Juve, secondo me influisce come? Assolutamente. Bommel, va dentro Ibrahimovic che vuole saltare, va dentro Emanuelson che vuole saltare, anche Ambrosini a cercare il pallone, eccolo Ibra che salta, lo mette giù per Emanuelson, Chiellini in copertura e l'arbitro dice che può bastare, manda tutti sotto la doccia, Juve batte Milan 2-0, domanda secca Beppe, la Juve c'è, e come se gioca sempre così con questi ritmi.